sono dimenticato di chiedere al system manager come faccio a perché dobbiamo andare su internet. Allora, mentre affrontiamo questo, non so se sta già registrando, ma mentre affrontiamo internet vi faccio l'introduzione che ho preparato su PowerPoint. Allora, il titolo che avete sull'invito era una sorta di proiezione del video su misura del diametro solare e ad Alcantara T0, dico bene? L'avete letto? Siete stati invitati e non sapete a cosa? Ma no, ma glielo detto però. Però sapete che i titoli hanno un altro titolo dietro, che è il vero titolo, quello che non si può dire, inconfessabile, che non vi dirò. Vi dico quello prima di quello che non si può dire. E sarebbe cronometrare il diametro solare e battere il limite di Rayleigh. Cronometrare il diametro solare è, diciamo, lo capirete guardando un po' di questi video. Invece battere il limite di Rayleigh, scritto Rayleigh, se avete fatto fisica, spinta, ottica, spiegato per quale motivo i telescopi hanno delle dimensioni così grandi, allora lo sapete, sì. Se invece ancora non l'avete fatto, no, lo scoprirete adesso. Qualcuno ha sentito parlare di Lord Rayleigh? Sono due le possibilità: o avete sentito parlare di Sir Walter Rayleigh oppure di Lord, non mi ricordo come si chiama Rayleigh, quello dell'ottica. Walter Rayleigh che è chiamato era un grande, lo sapete? No. Era un pirata, sì, del 500, mentre Lord Rayleigh era un fisico a cavallo tra l'800 e il 900. Allora, nessuna connessione di praticamente, il motivo per cui si costruiscono telescopi molto grandi è sia perché i telescopi più grandi sono più luce raccolgono, e questo è un discorso che è abbastanza semplice da capire, ma anche per avere immagini ad alta risoluzione angolare, perché per un effetto, un fenomeno che si chiama diffrazione della luce, la luce di una sorgente puntiforme nello spazio si muove lungo fronti d'onda, che più la sorgente è lontana, più i fronti d'onda sono paralleli, sono onde piane, non si vede più la curvatura quando c'è una stella che sta a 5 anni di distanza o a distanze anche maggiori, ma anche a distanze piccole, diciamo il Sole, 150 milioni di chilometri. Però quando questa luce passa attraverso un foro, un'apertura circolare, qui ne vedo tante, ma sono tutte come il mondo pieno di tè, qui ormai la Cina, se non vi dà da fare, ci sommerge, sono tutti cinesi, piano 1, piano 2, piano 3. Allora, datevi da fare, entrate nel mondo della scienza pure voi, e portiamo il caffè e insegniamo qualcosa. Allora,
entrando in un'apertura circolare, i raggi luminosi che nell'approssimazione dell'ottica geometrica sono dei raggi, quindi delle linee rette, si curvano leggermente, e non perché sono focalizzati da qualche effetto di rifrazione, ma perché proprio il passare attraverso una piccola apertura gli fa cadere la direzione. Piccolo o grande che sia, rispetto agli anni luce, anche 2 metri sono piccoli. E quando si crea l'immagine sul fuoco, l'immagine che poi si va a esaminare al telescopio, nella fotografia o in qualunque maniera vogliamo farla, la forma della sorgente non si ricrea esattamente uguale, ma l'apertura che viene a trovarsi tra la sorgente e il rivelatore, cioè lo specchio, la lente, l'apertura circolare, quello che volete, lascia una firma della sua forma. Tipicamente sono dei raggi, dei cerchi concentrici, per cui voi andate a vedere una stella al telescopio, vedete un pallino, dite quella è la stella. No, quella lì non è la stella, quella è l'immagine diffratta della sorgente puntiforme all'infinito, perché oltre al pallino che è la stella centrale, se il telescopio è ben calibrato, ben fatto, vedreste anche degli anelli. Allora dite che la stella c'ha pure gli anelli intorno, guarda caso tutte le stelle hanno tutti quanti gli stessi anelli. Non è così, sono figure di diffrazione. Allora, battere il limite di Rayleigh vuol dire vedere delle cose che sono più piccole di questi anelli che si realizzano nella... sono anelli che si realizzano nel passaggio della luce attraverso una sorgente circolare. Allora, prima di farvi vedere quello che ho preparato, andiamo a vedere i dischi di diffrazione. Eccoli qua. Questo è un disco di diffrazione. Il punto centrale ha un'intensità luminosa molto grande al centro, poi decresce, poi c'è un buio, poi ricresce lentamente, di nuovo un altro buio. Questi sono i dischi di Rayleigh, chiamati dischi di Rayleigh perché Rayleigh li ha studiati tantissimo. George Biddell Rayleigh era astronomo reale a Londra. Voi sapete che c'è una figura come la regina Elisabetta, esiste anche l'astronomo reale. Sono praticamente eterni questi personaggi. L'attuale astronomo reale Martin Rees ha più di 80 anni, è venuto pure a Roma nei convegni organizzati dal professor Ruffini, l'ho visto, l'ho conosciuto, ed è venuto, forse è venuto quello a Pescara, e sono i successori di Halley. Anche Halley era astronomo reale, prima di lui John Flamsteed, che è stato il primo, perché quando l'Inghilterra si è accorta che la Francia stava facendo l'osservatorio a Parigi, c'era Cassini, beh, allora noi ci diamo da fare, e a Greenwich hanno realizzato l'osservatorio reale e hanno istituito questa figura a vita dell'astronomo reale. Allora Halley era l'astronomo reale nel 1800, durato non so quanto, 50 anni. Tra le tantissime cose che ha studiato, inclusi i telescopi sott'acqua, i telescopi ottici riempiti d'acqua, è stata l'analisi dei cerchi di diffrazione. Allora, quando voi vedete una stella, in realtà non vedete l'immagine della stella, ma vedete l'immagine di Rayleigh della stella. Più lo specchio è grande, più questa immagine diventa piccola, e quindi avete la speranza di vedere pure eventualmente qualche dettaglio o della superficie della stella o dell'ambiente intorno alla stella. Ma adesso la stella che ci interessa è il Sole, e la stella più vicina apparentemente è anche la meno interessante, perché voi vedete, capirai, c'è tutti i giorni, non gli presto neanche attenzione, eppure di tutte le stelle che conosciamo il Sole è quella di cui possiamo osservare la superficie con una certa precisione. Ma è una precisione non tanto elevata, a dispetto della sua vicinanza e della
grande sviluppo degli strumenti che misurano, che osservano il Sole, l'osservazione dettagliata del Sole con dettagli che vanno al di sotto dei 1000 km di dimensione, quindi al di sotto di penisole italiane come scala di dimensione, sulla superficie del Sole, è alquanto difficile. Perché? Diamo due numeri. Diametro del Sole, quant'è? 6.000, quindi il diametro è 12.000, 756, il Sole c'ha 1.500.000 di chilometri, 1.392.000 di chilometri, migliaio più, migliaio meno, ed è proprio lì il problema, è se il Sole c'ha un diametro definito, se questo diametro è sempre lo stesso oppure no. Complimenti per aver scelto questo Friday for the future instead of going out doing something else, perché anche questo fa parte dei venerdì del futuro, a parte il discorso di arginare un attimo l'invasione in giallo, ma se noi capiamo qualcosa di più del Sole, capiamo perché vi sto per proporre questa serie di lavori, secondo me è un passo in avanti rispetto anche alle scelte politiche che si stanno facendo adesso, fatte così, fatte perché siccome lo fanno tutti lo facciamo anche noi. Cioè, chilometro più, chilometro meno, quello è un oggetto che ha 330 mila volte la massa della Terra, il Sole, emette un'energia che è 3,86 per 10 alla 26 watt, cioè già questi sparati negli occhi danno fastidio, ma 3,86 per 10 alla 26 watt non solo scaldano tutto l'ambiente circostante, la Terra ne intercetta solo una piccola parte, quindi potete divertire a calcolare. Questa piccola parte al di sopra dell'atmosfera viene chiamata costante solare, ma costante non è, e vale 1360 watt su un metro quadro. Quando tu vai fuori dallo spazio, dall'atmosfera, ti metti a guardare il Sole, in faccia ti cadono su ogni metro quadro 1360 watt, più o meno un watt, e ancora una volta quel più o meno un watt ne fa la differenza. Ma perché fa la differenza? Allora, quante ore ci sono in un anno? Non voglio sapere il numero preciso, voglio sapere il calcolo al volo. Sapete fare i calcoli al volo? Sì. 365 giorni, cioè 300, oppure 1000, per 24 ore fa 24.000, diviso 3, perché da 300 a 1000 siamo passati a 330, diviso 3, 8.000 ore, 9.000 ore, 10.000. I fisici certe volte non si fanno proprio i problemi. 8.000 è uguale a 10.000. Se voi lo fate, siete presi a rialzare un po'. Non ve lo fa. L'ordine di grandezza, serve da capire l'ordine di grandezza. Abbiamo a che fare con cose astronomiche, quindi se stiamo un po' indietro, un po' avanti, non fa niente. Poi dopo andiamo a correggere. Perché quando sai l'ordine di grandezza, almeno sai cosa aspettarti. Io devo venire a casa vostra, mi invitate a pranzo. Io non so se devo venire, perché poi si usa anche di portare a casa quello che è avanzato, non so se devo venire con una carriola oppure devo venire con una cosina piccola, una borsettina elegante, di quelle in cui entra un trailer. Cioè, lo devo capire, se si mangia tanto o si mangia poco, la stessa cosa è il Sole. Va bene? Allora, 10.000 ore all'anno, c'ha l'anno. Il Sole, in tutte queste 10.000 ore ci manda quelle 1360 watt su metro quadro. Watt su metro quadro sono joule per secondo, watt per metro quadro. Energia, joule, per tempo, per metro quadro. Metro quadro, questi sono quadrati da 2 metri quadrati ciascuno, no? Energia sono joule per secondo, energia per secondo è la potenza, sono watt.
Quindi 1360 watt, basta sapere, insomma, le luci, queste luci qui hanno una potenza equivalente a diverse decine di watt. Quelli sono 1360 per ogni metro. Per 10.000 ore. Se voi fate questa moltiplicazione, trovate i watt, moltiplicato tempo diventano joule, quindi un'energia, durante tutto l'anno. Bene, l'energia che il sole ci manda durante tutto l'anno, che arriva sulla terra, quindi arriva sulle piante, arriva sulla gente che va a prendere il sole, arriva pure sui tetti che stanno sopra le case della gente che non è andata a prendere il sole, arriva dappertutto, sopra le nuvole, dappertutto, equivale a 10.000 volte l'energia che invece noi che pedaliamo, noi che mettiamo i lingotti di uranio arricchito dentro le centrali, noi che mettiamo tutte quelle palle di vento che abbiamo adesso venendo dall'autostrada, cioè quello che cerchiamo di produrre, quello che l'energia rinnovabile in qualche modo cerchiamo di deviare l'energia del sole per riutilizzarla magari di notte, però tutto il resto, il carbone, quello che fa imbruttire Greta, tutto il fuoco, il caminetto che è diventato illegale, il caminetto, pensate un po', illegale, tutte queste cose qua, un'ora. L'energia che produce l'uomo con tutte le sue malevolezze equivale a un'ora di tutta l'energia che invece il sole ci manda in mano. Lo sapevate questo? Ci credete? Sapete come verificarlo? Sempre in quel modo là, si fanno i conti un tanto al chilo. Non pure io posso dire, non ci credo, che a me me l'ha detto il professor Sabatino Sofia, professore di fisica solare a Yale, con cui ho lavorato dal 2000 fino intorno al 2004, poi siamo ancora in contatto. C'aveva talmente tanta autorità che io non ho mai messo in dubbio questa cosa. Però se io lo dovessi mettere in dubbio, mi faccio due conti. Cioè vado a vedere quant'è l'energia che noi produciamo con le centrali a carbone o con i caminetti. Vogliamo bruciare non so quanti alberi al giorno per persona, si fa la moltiplicazione, 7 miliardi di persone, 7 per 10 alla 9. Facciamo bruciare 100 kg di carbonio a persona, siamo 7 per 10 alla 11. Lo vogliamo fare per tutto l'anno, 7 per 10 alla 14. Andiamo a vedere se questa energia è comparabile con quella del Sole, dove è un'ora contro 10.000, cioè 10 alla meno 4 volte l'energia del Sole. Si fanno così, poi alla fine uno li vede, vabbè, si è convinto. Il discorso diventa diverso quando entrano in conto i modelli al computer, i modelli di IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, loro hanno dei modelli che uno prende per buoni, se li discute viene proprio passato per medievale, in quei modelli c'è uno sviluppo, c'è un effetto serra, ha una particolare modellizzazione, l'atmosfera ha una particolare modellizzazione, fatta solo come dicono loro. Se qualcuno di quelli che ha fatto quel lavoro lì ha sbagliato, essendo poi migliaia le persone che lavorano nello stesso progetto, se non se ne accorge lui, prima che ce ne arriva un altro che non ha mai lavorato su quel progetto là, ce ne vuole. Comunque quello è un modello al computer, quindi ti dà dei risultati, dice che se adesso la temperatura si alza di un grado nel 2100 Pescara sarà una città sommersa, non parliamo di Venezia che sicuramente lo sarà anche senza queste cose qui, sarà sommersa dalle navi da crociera che stanno andando a visitare tutti i MSC, che avete visto, sono immense, basta che una di quelle delle notte fa l'inchino che hanno fatto all'isola d'Elba, lì il tizio, Schettino, e ci parte di nuovo il campanile di San Marco, stavolta non per casa naturale. Allora, andiamo a vedere il nostro diametro del Sole. Archimede fu il primo che cominciò a misurare quantitativamente il diametro del Sole. Come fece? Sapete che il Sole è molto abbagliante, no? Allora, se adesso ho quella lampada, ci metto una cosa da là.
con la cosa davanti e un occhio aperto ho bloccato la luce del sole. Se io posso farla scorrere su un righello con graduato, arriverà a un certo punto che la distanza a cui metto questa cosa davanti, che era proprio un cilindro per Archimede, mi copre esattamente il diametro del sole, non più, non meno. Se la mando un po' più indietro comincia a smucare di lato e mi appaglia, se la mando più avanti è più coperto e quindi non lo vedo. Allora il punto esatto permetteva ad Archimede, con un calcolo trigonometrico che vi lascio come esercizio, i più grandi docenti, no? le cose che sembrano banali ma in realtà sono la base, ve le lasciano come esercizio, però se voi non fate questo esercizio non capirete mai i segreti di Archimede. Lui misurava il diametro del sole con questo sistema da Siracusa, da cui forse, perché a questo punto cominciava a nutrire qualche dubbio, su cui non ci sono mai stati, forse si vedono tutti e due il sorgere e il tramontare del sole. Il tramontare del sole si vede, anche il sorgere si vede da tutte le parti del mondo, però io intendo sul mare. Recentemente ho scoperto pure a Ostia si vede il sorgere e il tramontare del sole. Ostia in latino significa le porte, e sono le porte di Roma da cui arrivavano le mercanzie. Il porto di Claudio era lì, nell'impero romano. E secondo Dante era invece il punto da cui le anime del purgatorio venivano traghettate direttamente al purgatorio. Allora, Archimede scrive questo testo sul diametro del sole nell'Arenarius, cioè colui che fa scorrere la sabbia. È un testo che è intorno al 300 a.C., 395, ed è molto famoso perché è il primo caso in cui si usano numeri con potenze, numeri astronomici, quindi usando le potenze del 10. Archimede fa capire che si possono usare, che si possono fare i calcoli che vi ho detto prima io, che non li ho completati e che vi lascio per esercizio. Però il sistema era quello di fare i calcoli con le potenze del 10. Faccio un salto di 2000 anni, cerca di sopravvivere. Un salto di 2000 anni, arriviamo a Fraunhofer che nel 1824 costruisce i più perfetti eliometri con delle lenti. Praticamente Fraunhofer, che dovete andare a cercare, Fraunhofer. Tedesco, morto giovane, hanno fatto pure degli studi, adesso li fanno questi studi di tipo giudiziario, vanno a vedere di che è morto uno, gli fanno un po' l'autopsia, vanno a vedere i resti, insomma hanno trovato nei suoi resti delle tracce di materiali oggi considerati cancerogeni, perché lui lavorava a fondere le lenti. E nelle lenti c'erano del materiale, io non so che esattamente cosa si usa nel vetro per farle in un certo modo, in un altro modo. E lui aveva i segreti, le lenti migliori venivano fatte da lui, a Monaco, in Germania, a Berlino. E insomma, chi chiedeva un telescopio da Fraunhofer era sicuro di avere uno strumento che costava un occhio dalla testa, ma vedeva perfettamente, limitato solo da Rayleigh, dalla legge che poi è stata messa dopo che sono stati realizzati questi strumenti. Allora, Fraunhofer non era sua idea, l'idea era già esistente nel mondo, prese una lente, la spaccò in due esatta, la splittò, e quando voi avete una lente fatta così, l'immagine che vedete al fuoco, invece di essere, cioè sembra strano, ma sono due immagini, una dalla prima metà e l'altra dalla seconda metà. Quando queste due immagini vengono disposte in questo modo, basta misurare la distanza tra le due immagini per capire qual è il diametro della lente, sapendo quanto sono spostate, perché c'era un regolo molto accurato per vedere quanto siano spostate le due lenti. Questo è il principio dell'eliometro. Cassini, prima di lui, Gian Domenico Cassini, l'avete sentito nominare Gian Domenico Cassini? Fa bene alle orecchie sapere sentire questo nome, sentire pure che l'avete sentito. Gian Domenico Cassini
grazie a lui si misura per la prima volta la velocità della luce. È un suo assistente, Ole Römer, che con i dati di Cassini, relativi ai satelliti di Giove, capisce che la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Loro trovano un valore molto simile. Cassini era a 25 anni, cioè tra 5-6 anni da fuori, fu chiamato a Bologna alla cattedra di astronomia. A qualcosa di più di 25 anni, che è nato nel 1625, nel 1665, quindi a meno di 40 anni, Luigi XIV, il re sole, lo chiama a Parigi per dire, per chiedere di rifondare l'osservatorio astronomico, anche lì reale. E Cassini va, perché viene chiamato a Parigi? Perché ha creato una meridiana nella chiesa di San Petronio a Bologna, che è una delle chiese più grandi del mondo, rispetto a San Pietro è giusto una cinquantina di metri più corta, tracciando una linea meridiana di 67 metri illuminata da un buco senza nessuna lente dentro. Questo buco produce un'immagine del sole che attraversa la meridiana. Grazie a questo, e questo lo potete segnare negli appunti, sono commosso, sono ormai disabituato, cioè, la gente che prende appunti. Cassini riesce a dichiarare in un anno di funzionamento della linea della meridiana, un anno perché bisognava vedere il sole in tutte le posizioni, con tutti gli angoli, dall'inverno all'estate, abbiamo domato i cavalli del sole. La capite questa espressione, voi che siete al liceo scientifico? No, viva la sincerità. Nessuno ha capito, abbiamo domato i cavalli del sole, cosa significa? Perché il sole c'è cavalli. Ecco, i 1360 watt su metro quadro sono potenza, però voi vi ricordate che il sole è un dio che è trascinato su un carro con quattro cavalli che fa il giro del cielo. Quindi dire abbiamo domato i cavalli del sole vuol dire abbiamo capito finalmente come si muove il sole. E il problema principale per Cassini, come per noi del resto, è che noi osserviamo il sole dalla Terra attraverso uno strato ben consistente di atmosfera, e a seconda che il sole sia basso o alto l'atmosfera fa dei trucchi diversi. Cioè più è basso il sole più l'atmosfera fa cose inenarrabili, e Cassini le ha domate, le ha capite, le ha quantificate, cioè sapeva esattamente quant'era l'influenza dell'atmosfera quando il sole era basso e quando il sole era alto. Ha domato i cavalli del sole. Quando ha saputo questo Luigi XIV ha detto ok, anche se sei un italiano giovane eccetera, sei già il più famoso e io ti voglio qui da me a Parigi. E lui è andato, ha fondato l'osservatorio di Parigi, ha lasciato l'insegnamento a Bologna, ha chiesto l'autorizzazione al Papa, perché Bologna era l'università del Papa, l'università dello Stato Pontificio, a malincuore, in molto vari. E mi sa che adesso dobbiamo vedere qualche video, perché sennò... Allora... C'ho un link dove ci stanno tutti quanti, però sto link ve lo devo spedire. Per ora vado a cercare su YouTube il mio nome. Vediamo se esce il mio canale. È un canale molto monotono, ci sono sempre le stesse cose, però cambiano da un caso all'altro. Allora, qual è ciò che mi spinge studiare queste cose? Non so perché non si vedono tutti gli altri, ne vediamo uno, l'ultimo tramonto che sono riuscito a vedere dal mare.
c'è anche il parlare. Allora, per Venezia dei Tramonti io mi devo recare al mare, mentre voi dovreste venire qua all'alba. Allora l'alba è più difficile, perché non sai esattamente da dove esce il sole, mentre il tramonto lo vedi, cioè il sole sta lì. Innanzitutto il sole non va verticale, questo è un luogo comune che va sfatato il prima possibile. Se state all'equatore il sole scende giù in verticale. Siccome stiamo a 42 gradi di latitudine nord, il sole va giù con un certo angolo, tra l'altro che cambia di giorno in giorno. Esiste un sito web che ci permette di calcolarlo, se no dobbiamo darci da fare con la trigonometria sferica, che io conosco solo per sentito dire. Allora, qui stavo... Vabbè, ma c'è il sito. C'è il sito del professor Paolo Bonavoglia che contiene... Allora, io, la mia attrezzatura è la seguente. Pacchetto di fazzoletti. Tempo. Cannocchiale. I 7 ingrandimenti per 21 da mettere davanti al telefonino, però chiaramente il momento in cui faccio congiungere il telefonino con il cannocchiale succedono cose allucinanti, non si mette mai a fuoco. Guardate che succede sotto il sole in questo momento, si accende un fuoco e poi durante questo fuoco comincia a connettersi. Che cos'è quella cosa che si è accesa sotto e il sole sopra? Questo nome c'è un nome molto più aulico, si chiamano miraggi, sono dei miraggi e cambiano da un giorno all'altro. Allora, il problema di un'osservazione del genere, il colore che vedete non è il colore reale, perché ci ho messo davanti questo filtro, che è un filtro numero 12, Kodak Bratten, che viene dai miei telescopi, che tengo a casa gelosamente. Serve per eliminare il colore rosso e il colore verde da questi video, perché altrimenti si misurerebbe il diametro non del sole ma dell'atmosfera diffratta, non si riuscirebbe a domare i cavalli bene come uno dovrebbe, perché i cavalli del sole sono tanti, sono almeno 7. Come si dice, la mitologia pensava che erano 4, ma almeno sono 7, sono 7 colori. L'atmosfera tira in modo diverso tutti i colori, la rifrazione è differenziale, non è la stessa rifrazione con tutti gli stessi colori. Tanto è vero che un fenomeno molto famoso, qual è alla fine del tramonto? Il questo potete sapere, raggio, si vede che non riguardate i tramonti, il raggio verde. Famoso libro di Giulio Verne, film mostruosi, favolosi su questi fenomeni. Chi vede il raggio verde non è più lo stesso, quando lo vede cambia, la persona cambia, il suo destino stesso cambia. Se vede il raggio verde oppure no, dovete leggere quel libro di Giulio Verne. Andate pure a spigolare su internet, trovate, c'è pure le spiegazioni scientifiche. Ma non vi fate ammorbare solo dalle spiegazioni scientifiche. Il raggio verde è una cosa meravigliosa. Allora, qui praticamente il sole, se il contatto è stato con un riflesso, anche la sparizione avviene su una superficie che è leggermente, su una linea che è leggermente più alta della linea dell'orizzonte. Poi ricordate che l'immagine è partita da sinistra e scende a destra. È possibile da questo video, non è che sono tutti fatti bene così, ce ne sono altri dove praticamente mi casca tutto, perdo l'immagine, poi la rimetto da un'altra parte. Però è possibile già dal video, lo potete fare come esercizio, vedete come sparisce rapido, lo potete fare come esercizio, vedere l'angolo che forma il sole, la traiettoria del sole, quindi dovete stabilire un centro, dovete stabilire il contatto tra il bordo sopra e il centro. Questo è il nostro pontile a Ostia, questo è l'orologio che ho, io faccio la ripresa dei secondi,
non sono riuscito a metterla a fuoco, gli ho sparato, ma non voleva mettersi a fuoco, si è messa a fuoco. Un mio studente particolarmente promettente, di prima, ha già fatto un video tutorial in cui spiega come si fa a scaricare da YouTube sta roba, aprirla con un programma che guarda millesimi di secondo e farlo. Insomma, ci sono tanti metodi, l'approccio quello lì fatto un po' un tacco al chilo, mi piace anche a me, però poi c'è anche l'approccio. Vi faccio vedere invece il favoloso tramonto del 13 settembre del 2019, sempre da Ostia. Anche questo tramonto è stato, cioè mi sembra che sia stato uno dei primi tramonti in cui ho usato il filtro giallo. Le condizioni sono diverse, perché ogni giorno sono diverse. Questa è la roba che vorrei che voi faceste piano piano, quando capite cosa si deve fare. Cosa possiamo tirare fuori? Che informazioni possiamo tirare fuori? Allora, uno, il diametro del sole, però la precisione non sarà quella di battere in linee di radio, perché per farlo bisogna essere veramente bravi e bisogna anche capire bene il fenomeno. Allora, capire bene il fenomeno vuol dire, avete visto che non si è acceso il fuoco sotto stavolta? Non è che lo devo far ritornare indietro, non si è acceso, non si è formato. Il sole va giù così, e mentre prima andava giù così, con un piedistallo, adesso no. Questa è una giornata fredda come quella di oggi. Io sto qua, ma so che là vedrei quello, di questo tipo qua. Perché adesso ci ho cominciato a prendere un po' la mano. Quando passate il numero di 10 tramonti osservati in questo modo, per arrivare lì non vi dico che dovete fare corse, attraversare la strada senza guardare, cose così. Quando sopravvivete a tutte queste prove, cominciate a prendere la mano. Dopo 10 volte avete già un'idea di che tramonto vi aspetta. E certe volte però non avete l'idea fino a quando lo vedete. Succedono delle cose, anche all'ultimo momento compaiono delle nuvole dove non c'era nulla prima. Perché? Perché il sole quando si trova a sta distanza, tanto c'è pure quello che suona lì, perché un po' suona. Qui ci abbiamo, non è perfettamente liscia l'immagine del sole, perché attraversa degli strati, la linea di vista, a parte che il sole è già sotto l'orizzonte in questo momento, questo ce lo dicono le leggi della rifrazione. La differenza tra equinozio e equilux. L'equinozio è il giorno in cui il sole attraversa l'equatore celeste, l'equilux, che ho scoperto recentemente, è il giorno in cui la notte è uguale al giorno. Che è un po' dopo l'equinozio, perché? Perché quando il sole tramonta, per effetto della rifrazione, lui in realtà sta già sotto. Però il giorno dell'equinozio la luce complessiva è più di 12 ore rispetto a noi. Deve aspettare 2 o 3 giorni, il 26 settembre, c'è l'equinox. Le torna questa cosa, l'avete già sentita? No. Però se guardate i giornali, non so se qua ci sono i giornali, ora del sorgere, ora del tramontare, se guardate vedete che le 12 ore non vi vengono il 23 settembre, il giorno dell'equinozio, ma vi vengono il 26. Questo non lo sanno i giornali, non se ne sono accorti, l'hanno pubblicato, però è così. Il motivo è perché i raggi di luce sono piegati dall'atmosfera. E adesso non mi ricordo più come ho parlato dell'equilux, va bene anche così. Abbiamo qui l'ultima parte del disco del sole che sta attraversando l'orizzonte e il motivo per cui trema è che se non lo tenevo schiacciato mi andava fuori l'inquadratura, insomma. Questo è uno di quei tramonti che dava la raggio verde, che però io ho cercato di sopprimere mettendoci il filtro rosso per le ragioni che vi ho appena detto. Naturalmente il video continua e si completa con la vista dell'orologio e di navi lontane, i nostri sogni. E lo franti verso l'estremo orizzonte. Apro una parentesi. Il convegno in cui sono stato
invitato all'Agenzia Spaziale Europea dall'11 al 13 settembre. Il 12 settembre c'era la cena di gara. Allora, io sono stato invitato perché il convegno si faceva vicino alla stazione Termini, all'aula ottagona, che è una delle aule che fanno parte delle terme di Diocleziano, fatte nel 306-5 d.C. E siccome la chiesa di Santa Maria degli Angeli, l'Oceano Meridiano, che io studio da 20 anni, sta lì, mi hanno chiesto perché non ci fai vedere un transito meridiano durante il convegno. Ho detto no, uno, ne faccio vedere tre, l'11, il 12 e il 13. Fatto questo, ho avuto l'invito alla cena di gara a Castel Sant'Angelo. A Castel Sant'Angelo, beh, non c'era molto da mangiare rispetto a quello che mi sarei aspettato, no? Ecco, questo è il pontile di Ostia e questa è l'ombra della terra che sta salendo. Appena tramonta il sole, dall'altra parte sorge sale l'ombra della terra, e si vede nettamente perché il cielo da chiaro diventa scuro e poi diventa rosaceo. E l'acqua non si vede bene da questo video, però è trasparente, è pulita l'acqua di Ostia, non so qua. Però tutti quanti cominciano a dire: l'erba del vicino è più verde, la nostra no. No, valutatelo bene, questo. Mi sento. Le 19.26, anche lì purtroppo è un ricordo, cioè tramontava alle 7.30, insomma, adesso tramonta alle 6.30. Ma in 10 giorni il giorno si è accorciato con scusamento. Allora, alla cena di gala io faccio vedere sto video e quelli lo guardano, poi si guardano e ci dicono: ma tu fai queste cose per lavoro? Erano invidiosi, mi facevano una cosa bellissima e loro no, capito? Loro stavano a fare il bombardamento dei nostri asteroidi per deviarlo dal percorso, cose belle. Però la cosa che mi ha stupito è la reazione che hanno avuto loro guardando questi video: ma tu fai come per dire, è possibile che la scienza è fatta tutte le cose noiose? Veramente io ci misuro il diametro del sole, se non altro insegno alla gente a misurarlo, poi se sono belle, sono belle, chiaramente sono belle queste cose. Ma vi faccio vedere invece quello del giorno dopo. Il giorno dopo a Ostia, uno dice vabbè sarà uguale al giorno prima, niente di che. Il giorno dopo, allora qui vabbè sto prendendo a cazzotti lo strumento per metterlo a fuoco, non si riesce a trovare messo a fuoco, però vedete che dietro il sole sta toccando l'orizzonte e però è difficile capire se questo contatto è avvenuto con la formazione del piedistallo oppure no, e uno deve trovare l'istante del contatto, o ti accontenti a occhio, ma quando ti accontenti a occhio non ti viene mai il diametro del sole che vuoi, oppure bisogna fare un fit lineare, un fit quadratico, parabolico. Perché? Perché questo segmento, io ho paura che vi racconterò queste cose meravigliose e non saprete poi da che parte cominciare. Questo segmento qua, al contatto del sole con l'orizzonte, è zero, poi man mano si allarga. Se noi prendiamo la distanza, l'apertura di questo segmento, chiamiamola D, funzione di T, la funzione D, funzione di T, è una parabola, non è una retta. Quando si riesce a indovinare come si deve fare la parabola, allora se io questa misura ce l'ho migliore della misura iniziale, certo che qui la messa a fuoco era una tragedia, però vi assicuro che io più di due mani non ho. Quando una teneva quello, l'altra teneva il telefono, avevo finito. E l'altra doveva mettere a fuoco meglio. Allora, quando voi avete l'andamento di questa cosa qui, potete estrapolare all'indietro l'istante del contatto sapendo che la lunghezza cambia come una parabola, quindi dovete prendere due o tre o quattro punti, cioè quattro istanti, gli istanti li leggete. Allora, gli istanti li dovreste leggere qua sotto, no? dove avete la tabella oraria, però poi quando imparerete a scaricare il video sul telefonino, chiaramente un po' li dovete fare per esercizio, però poi ognuno di voi un gruppetto si sceglie un tramonto e se ne misura, gli fa pelo e contropelo, insomma. Poi vediamo cosa ci esce. Allora,
sto studio qua, ecco, questo non è un programmatico partito, perché cioè l'altra parte è il telefonino, cioè da compartimento, niente di che. Però tutto sto sistema sono 28 ingranamenti. Con 28 ingrandimenti basta una vibrazione che ti sembra che hai spostato, che c'è stato il terremoto di Casa Micciola del 1878. Insomma, questo chiaramente sarà il più difficile, oltre ai più difficili, quello da cui non esce un risultato ottimale, però fa parte del gioco. Quando vai a fare queste misure, cioè ci sono dei punti come questo dove si puoi fare solo le albe, a Ostia puoi fare solo i tramonti, però a dicembre compaiono, a fine dicembre ci sono pure le alpe dal bordo del mare. Cioè questo sembrava proprio un viaggio a vuoto, invece sei riuscito a vedere. Vabbè, e qui allora il problema del telefonino è che lui non è una telecamera seria, ha le sue automatismi, sono ineliminabili, cioè comanda lui. Con una telecamera seria l'hai messa a fuoco, decide l'operatore, e quindi non stai a fare queste battaglie ogni volta che lui va sotto. Non vi dico l'esposizione, no? Cioè l'esposizione da lui la prende automatica. Io non riesco a spiegarvi come mai i tramonti in passato mi venivano meglio di quelli ultimi. Però alcune spiegazioni ce l'ho, alcune spiegazioni per motivi. Vabbè, 17 settembre, non mi ricordo neanche più che è successo. Cioè, questi tramonti di questo colore un po' triste, vabbè, quegli altri di agosto sono senza filtro, però grazie a quelli di agosto ho capito che stavo sbagliando il diametro del sole a causa del raggio E, quindi ho rinunciato a vedere il raggio E. Allora, sono cose che accadono sull'orizzonte del mare, vedete che il sole ha una luminosità che va da abbagliante sopra a quasi invisibile sotto. Che cos'è questo effetto? Questo è l'effetto dell'umidità. L'umidità che noi sentiamo pesante e sudiamo la grande. Allora, abbiamo uno strato che equivale a 30 masse d'aria, per masse d'aria si intende la massa che noi abbiamo sulla nostra testa, 10 km di atmosfera più o meno. L'equivalente di 10 km di atmosfera pulita, senza umidità, verso l'orizzonte, normalmente, secondo i calcoli teorici, l'atmosfera secca sono 5 masse d'aria. E corrispondono con una diminuzione di intensità luminosa di una magnitudine. Allora, Sirio, la stella più luminosa del cielo, c'ha una luminosità meno 1,47. Se ci aggiunge una magnitudine diventa meno 0,47 e non vi dice niente. La stella polare c'ha una magnitudine 2,13, con una magnitudine 2 diventa 3,13. Solo che la stella polare all'orizzonte ci va soltanto all'equatore. Il Sole ha magnitudine meno 26,4, se ci levi 5 magnitudini rimane meno 21,4, essendo un oggetto accecante. Eccetto quando c'è l'umidità. Quando c'è l'umidità non vi rimango dove arrivate. Allora, per fare sto tramonto uno dovrebbe inventarsi un sistema di disegnare una linea che sta alla stessa altezza dell'orizzonte, chiaramente tutto trema. I grandi operatori informatici inventano qualche cosa, per cui il tramonto lo fai di fatto su una linea qua. Conti i pixel, mantieni la linea orizzontale e fai il passaggio su una linea orizzontale che sta mezzo grado sopra l'orizzonte. Qui il sole non si vede, cioè il momento in cui il sole sparisce, il lembo superiore del sole sparisce sull'orizzonte, non sai, non puoi dire qual è perché non c'è abbastanza luce. A occhio forse si vedeva meglio, però dice allora che l'ho fatto a fare questo video, ma se io non vi raccontavo quello che avevo visto non vi prendeva così come vedere questo misero video, però almeno vi dà, cioè, qualcosa su cui si può fare anche un discorso quantitativo. Quindi l'umidità cambia tantissimo, cambia in intensità, cioè che smorza quello che sta dietro, e cambia anche in direzione, e lì io non so dove mettere le mani se non utilizzando le femmine. Lungo in lingua corrente. Le effemeridi sono le previsioni che i giornali, per esempio, che sono delle effemeridi, anche loro, perché in greco effemeride vuol dire giornaliero, cioè vuol dire giornale, ti dice le posizioni di un astro quando sorge, quando tramonta, quando passa il meridiano,
quando sorge, quando tramonta, gli amori, gli affari carrieri, insomma, l'oroscopo, fanno parte, sono accessori delle effemeridi. Allora, le effemeridi ti dicono il sole quando tramonta da un certo punto, ma non possono sapere tu come lo stai osservando. Se tu lo osservi come Marinza Okinawa, steso a terra sulla spiaggia con l'acqua che ti arriva fino a qua, allora il sole ti tramonta secondo le effemeride. Se ti alzi in piedi come una persona normale, il sole tramonta 2 secondi dopo circa. Se ti metti sul pontile di Ostia, tramonta anche 3-4 secondi dopo. E l'effetto della depressione dell'orizzonte, cioè la Terra è una sfera, l'acqua sicuramente segue la sfera terrestre, il nostro Martin Remo lo fa, anche Adriano l'ho visto perché sono stato su un monte, sulla Maiella, alla Madonnina, sapete dove sta? C'è un nome, adesso non so, è rifugio dopo un pomiglio. All'epoca ci si andava con la macchina e ci ho portato pure il telescopio. Abbiamo visto le case in Croazia e poi si vedevano le Alpi di Nari che uscivano dal mare quando sono andato su un monte a Corriva. Quindi la Terra è sferica, lo posso garantire. Allora, essendo sferica, quando tu stai in piedi, la tangente del tuo sguardo è più lontana rispetto a quando tu stai lì. Ciao. Addirittura la casa mia, ho visto, il telefono stava a st'altezza, io stavo qua, la mia altezza mi è cambiata dall'altro ieri, con questa differenza che sono una ventina di centimetri, 3 secondi di differenza, cioè il telefono che è più in basso deve solo sparire prima di come lo vedo io. Ma questo perché a casa mia c'hanno le case davanti, quindi è un effetto proprio di parallasse anche pesante. Al mare c'è proprio la superficie dell'acqua che ti va a descrivere come sta andando. Come sta andando, ragazzi? Bene. Grazie per questo. E quindi ci sono tutti questi effetti che se uno non ne tiene conto, tra l'altro per me è difficilissimo valutare quanto mi trovo sul livello del mare, non riesco mai a capire. Nel senso, se sto sulla battigia, non il bagnasciuga, come dicevano al tempo di Mussolini. Bagnasciuga non è la battigia, è dove è l'acqua. Bagnasciuga è quello della barca. Se sto sulla battigia e il mare mi bagna i piedi, potrei dire che mi trovo 1,80 m, voglio ricrescere, sul livello del mare, ok? E neanche questo va bene, perché devo dirlo sul livello medio del mare, ma la terra in quel momento, la superficie del mare, il nostro terreno è un piccolo oceano, lo dico con orgoglio, perché si sta aprendo, mentre l'Adriatico si sta chiudendo nel mare. E c'è una fossa in mezzo, da quei vulcani, ogni tanto il Babilof si sveglia e ci fa un portare di 5 Richter. Il nostro mare si alza e si abbassa con le maree. Quindi quando io vado al pontile di Ostia, un giorno mi trovo a 3,33 m sulla superficie del mare. Il giorno dopo, la stessa ora, un po' prima, quando il tramonto è avvenuto, mi trovo invece a meno di 3,33 m, perché l'acqua si è alzata per la marea. Allora, siccome i centimetri contano in queste previsioni, bisogna anche tenere conto delle effemeridi delle maree. Quindi, cioè, all'inizio vi ho detto quante ore c'ha un anno, 10.000, e vi è andata bene, insomma. Però poi quando vedete, cominciate a capire il meccanismo dei calcoli, e vedete che i calcoli non vi vengono, allora dice, beh, prima di dire ho sbagliato tutto, andiamo a evitare gli sbagli più grossolani. Allora, lo sbaglio grossolano è per esempio pensare alle maree che non ci sono. Le maree ci sono e hanno un'escursione che può arrivare a 60 centimetri. Allora, quelle le devo tenere bene. No, volevo spiegare le effemeridi. Se voi andate a Chieti, che è 330 metri sul livello del mare,
è andato in una chiesa di San Giustino, nella cupola, a parte tutte le altre considerazioni, vedete quattro fori ovali. Bene, allora, per evitare l'errore di parallassi che diceva lui, il sole sorge molto più in basso e sorge a un angolo molto diverso da nel tempo. Per mettere in parallelo, a livello, basta vedere il sole che entra in un foro, orientato su un altro foro, quando coincidono vuol dire che il sole è a livello, e lì potete misurare sia il tempo che sorge il sole, sia l'angolo che sorge il sole. Molto semplice. Perché? Perché per effetti 330 metri la differenza che lui dice tra 2 metri e 3 secondi è sensibile, sono alcuni minuti. Quindi si vede molto più sensibile la differenza sia come angolo di che sorge il sole, sia come orologio, tempo in cui il sole per fare le misure, in modo che il sole è a livello e lo vedete con due cose. Allora, se Francesco Giannini lui fosse stato a Ostia quando hanno restaurato l'impatto di Pontile, il Pontile di Ostia c'ha un po' una storia, al tempo di Mussolini era una cosa, cioè prima di Mussolini era uno stabilimento balneare con tanto di cupola, una cosa pazzesca, proprio belle époque. Poi piano piano cioè, è diventata il mare dei Romani, negli anni 20 hanno costruito la metropolitana per portare direttamente a Ostia, Enrico Fedici andava un giorno sì, un giorno no. E... poi durante la guerra, distrutto. Quando l'hanno ricostruito, tutto cemento, eccetera, eccetera, hanno fatto un bel, una bella strada di San Pietrini, diciamo, le tessere, le pietre che rompono i tacchi alle ragazze a Roma, le hanno fatte pure su quel pontile di Aosta. Sull'ultima parte del pontile, che è un cerchio, che è un bel vedere, diciamo, a 90 metri dalla battigia, e tra l'altro hanno pure messo una... qui ce ne sono tantissimi, scogli, frangiflutti, eccetera, praticamente lì a 90 metri l'altezza dell'acqua è così, perché hanno riempito tutto, hanno messo una rosa dei venti. Sapete cos'è la rosa dei venti? Sì? Loro però non sanno cos'è, perché l'hanno orientata sbagliata di 16 gradi, cioè una cosa inconcepibile. 16 gradi di errore non li facevano gli antichi, che costruendo la cattedrale di San Giustino, a Chieti, non la facevano costruendo qua. Non l'hanno orientata di 16 gradi perché la mano sa. A Ostia hanno messo nord, se ci cadi fuori, sud, se ci cadi. Cioè io l'ho fatto notare, però mi fa fare brutto, rompi un po' la poesia, ma è sbagliato di 16 gradi. Cioè, pensate che queste conoscenze, che erano note non solo agli architetti antichi, ma anche insomma a molta altra gente, infatti il motivo per cui Francesco è qui è per il suo interesse, il nostro reciproco interesse nelle studio dell'antichità, per gli orientamenti, per il sorgere del sole, ci fa capire che certi errori marchiani potevano essere evitati tranquillamente da uno che sapeva cosa stava facendo, cioè, sta a fare una meridiana, una rosa dei venti, cioè qual è il principio di costruzione della rosa dei venti? Poi sbagliato i 16 gradi. Ho fatto una conferenza l'altro giorno, due, alla Società Geografica Italiana, mostrando come a Roma il tempio della Madre Matuta, capolinea del 44, dietro Piazza Venezia, davanti al Teatro di Marcello, è orientato con un errore di 4 gradi e mezzo, che è del VI secolo avanti Cristo. Possibile che nel XX mi sbagli di 4 volte tanto, no? Non è accettabile questa cosa. Anyway, andiamo a vedere se riesco a trovare, perché io sto facendo tutta questa cosa solo perché non riesco a trovare. Vabbè, facciamo questo. Calcolo dell'inclinazione della traiettoria di un astro. Adesso vediamo una cosa che con la bellezza che abbiamo visto fino adesso sembra non avere nulla a che vedere, e invece no, perché è bello anche questo. Allora vedete, questo professore del liceo Foscarini di Venezia, quindi un collega anche di Cappello, per una ragione che ancora non sono riuscito a capire, perché
cioè spiegata dopo lì, prova dello strumento per le macchie solari, che io solo sa cosa fa capire. Tu inserisci la latitudine del luogo, 45 gradi per Venezia, noi ci mettiamo per Roma, per Pescara 42, l'ora locale vera in minuti. Allora, che cos'è l'ora locale vera? Qui devi essere un iniziato a capire l'ora locale vera. In questi giorni, più o meno, il mezzogiorno a Roma capita alle ore 13. Qui che siamo 8 minuti prima, capiterà alle 12.52. Cos'è il mezzogiorno? È il sole che arriva a sud. E dov'è il sud? Non dove te lo dice la rosa dei venti del mare, del mare nostro, ma quella vera. Quindi qua il sud più o meno sta di là. Tra l'altro abbiamo pure misurato il partito, che ci sta un posticino dove ho fatto la misura di lì, proprio in quella stanza. Qua non farò vedere, più curiosi però quelli che possono fare. Quindi l'ora locale vera di adesso, per esempio le 17.40, qual è l'ora vera? Vi ho detto che il sole è passato al meridiano alle 12.50 oggi. Qua. Sono le 17.40, tra 10 minuti sono le 17.50. Cioè sono le 6, vere, locali. Quindi sono le, adesso sono le 5.50. Supponiamo che il sole stia tramontando adesso. Dobbiamo mettere là dentro, ora locale vera, 5.50. Però sto calcolo non è fatto solo per l'orizzonte, va bene per tutti i cerchi di uguale altezza. Allora mettiamo 5.50. Allora, 17.50. Abbiamo detto 17.40. Il sole transiterà alle 12.50, sono le... Ne sto intrippando. Sono le 5, meno 10. Le 16.50. Ditemi se ci sia. 54. Sì, però adesso rispetto alle 17.40, io voglio calcolare l'ora locale vera. L'ora locale vera è la differenza con il mezzogiorno vero. Il mezzogiorno vero è il sole che sta a sud, oppure dentro la chiesa di San Giustino, e quando sono allineati i segnali che corrispondono all'asse nord-sud. Cioè gli antichi su sta roba non si sbagliavano, noi ci sbagliamo, perché abbiamo un orologio del tempo medio dell'Europa centrale, che tra l'altro ci hanno pure in Spagna per ragioni politiche, e infatti gli spagnoli vengono presi per gente lassa che dorme non si sa quanto la mattina, non c'è il sole che stai svegli a fare, stai nel fuso orario di Londra e poi nell'orario dei Mussolini, come fai? Allora, l'ora locale vera l'abbiamo capita? Lei sì. La declinazione dell'astro in gradi, bisogna sapere la declinazione del sole oggi, come facciamo a saperla? Se tra di voi c'è qualche astrologo lo sa, no? Però se non c'è, tocca andare a consultare altre effemeridi, me lo dico. Ma le effemeridi che ve lo dicono sono queste: www.calsky.com. Allora, no, Calsky, Calsky. Allora, questo sito me l'hanno consigliato in Svizzera, l'osservatorio di Locarno. Gli svizzeri, se non sapete ancora come gira il mondo, sono affidabili. Gli altri possono fare quello, possono fare tante belle cose, ma gli svizzeri spaccano veramente il capello in quattro, no? Allora, uno va sulle effemeride, non usate la traduzione in italiano, pena leggerete delle cose esilaranti, non lo usate, è meglio l'inglese. Allora, innanzitutto qua sotto, vedete dove sta formato? Qua sotto si decide dove stiamo a osservare. Allora, dove stiamo a osservare? Dobbiamo fare un esercizio dalla nave di Cascella? A rumore di popolo? Se non lo volete non lo faccio, ma... Da dove lo volete che lo faccio? Un posto me lo dovete dire. La nave di Cascella. Allora,
pescare pane di cappella, fontana da nave, no grazie, Max, cose che conoscete benissimo, non fate il telefonino, sennò vi si intrippa tutto. Il telefonino fa tante belle cose, ma non fa poi quello che deve fare. Allora, dove sta sta nave di Cascella? Per fortuna che so dove è l'hotel Carlton. Andiamo sul... andiamo qua. È qua, no? Ci mettiamo sulla nave? Sempre per esercizio. Allora, che faccio? Ci vado col mouse. Ecco qua. Qua sotto mi è uscita le coordinate secondo Google Maps. Ci fidiamo? Io direi sì. Allora, 42.43.36.68 di latitudine nord, 42. Cambiamo. È sparito. Vabbè, me la mette nei due formati. Io posso usare entrambi i formati, così utilizzerò questo. Allora, vediamo un po' se lo c'è. Andiamo in Cascali, metto Somewhere Italy, no, metto entra le coordinate, in modo che sto esattamente nel centro di questa stanza di Cascella. La latitudine ci metto questa, e alla longitudine East of Greenwich, quindi quello 14 gli va bene, nord gli va bene. Se foste in Brasile voleste mettere le cose, ricordatevi che dovete mettere i segni nell'altro senso. Dovrebbe aver preso la nave di Cascella. Previsioni del tempo per domani. Pescara, mattina, parzialmente nuvolosa. Temperatura freddina, 17 gradi. Sì, durante la notte, cioè si annuvola da adesso praticamente. Queste sono le previsioni del tempo, pioverà lunedì, però le previsioni del tempo servono per le osservazioni. Adesso andiamo a vedere le effemeridi per quanto riguarda il sole. Apparent view data, bisogna usare quello. Mettere tutti i valori perché non è possibile andare quale dice. Allora vi dice, in questo momento il sole si trova a 8 gradi di altitudine sull'orizzonte, si trova all'azimuth 255, quello. Lo schiacciamento rifrattivo è l'1%, vuol dire che il sole non è già più una sfera ma già comincia a essere schiacciato dalla radiazione atmosferica. Il limbo superiore a 9 gradi e 20, il limbo inferiore a 8,67. La declinazione è -4,20. Questa andiamo a mettere. Dentro il sito di Bonavoglia. -4,20. -4 gradi e 20 minuti. Se vogliamo mettere pure i secondi, io suppongo che bisogna mettere -1, perché sono 6-5 secondi, -1, 0-1 minuti sono 6 secondi, quindi possiamo mettere -1, ma si può mettere anche cose più precise. Semi diametro dell'astro, dobbiamo andare a cercare pure quello sull'estremo. Notate, ragazzi, abbiate pietà, questa è la parte noiosa, no? Notate che noi dobbiamo misurare il diametro del Sole, però usiamo il diametro del Sole per dare i dati a Bonavoglia. Non è un controsenso? Sì e no. Sembra
avere anche un controsenso. Cioè, io è possibile che devo ottenere una cosa, però con quella cosa che devo ottenere vado a mettere in atto. In fisica ci sono delle equazioni in matematica, per esempio l'equazione del punto fisso, che fanno in modo che una soluzione è meglio della prima prova. Quindi quando noi inseriamo un'ipotesi dentro un sistema e questo sistema converge alla soluzione vera, anche se l'ipotesi è arronzata, per esempio quella che mi dice Milano FML, non è quella anche troppo precisa, però supponiamo che gliela diamo anche noi un po' a caso, il risultato finale sarà più preciso. È una cosa da provare per credere, insomma, fino a quando non l'ho vista io, cioè l'età che ho, non me ne ero reso conto. Sono dei sistemi che si autoaggiustano. Quindi noi gli andiamo a mettere i valori del diametro del Sole che stanno qua, in fondo. Tra l'altro il Sole sta nella bilancia, all'undicesimo grado della bilancia, quello del grado stava quando siete nati usando lo stesso sistema, mettendo le coordinate dell'ospedale dove stavate, o casa. 31 gradi, 58 e 55, siamo quasi a 32. Quindi 32 minuti d'arco, il seme diametro del Sole è 16 primi, o 15 primi e 59, la metà di 32 e 58. Calcolo dell'inclinazione è troppo, quindi qui ci mettiamo 15 e 59. Tra l'altro significa che domani, dopodomani, il Sole raggiunge il suo diametro medio, 32 minuti d'arco, 1920 secondi d'arco. Una curiosità. Calcoliamo e vedete che l'angolo che fa con l'orizzontale in questo momento è 46 gradi e mezzo. Nessuna eccitazione nei vostri sguardi. Per vedere che questa cosa è giusta, mettiamo come ora locale vera, invece che le 16:50, mezzogiorno spaccato. A mezzogiorno spaccato il Sole raggiunge il sud e poi ritorna indietro. Qual è l'inclinazione della sua traiettoria in quel momento? Se mi sono capito quello che ho detto, il Sole sorge, culmina e tramonta. Quando culmina? Quando tramonta c'è un angolo di 46 gradi. 46 gradi al tramonto. Ce l'avrà pure all'alba 46 gradi, più o meno, che cambia un pochettino. Al momento del transito che c'ha? Con l'orizzonte. 46 così, 46 così, 43 così, magari di nuovo. 0. Ci sei? So che tu intendevi dire 0. C'ha 90 gradi con la verticale. Allora, vediamo un po'. No, allora no. Non devi dire che c'ha 90 gradi perché il Sole sta allo zero, se venissero strane idee. C'ha 90 gradi rispetto a un asse verticale. Tutti d'accordo con questa visione? Vediamo se è d'accordo anche in buona voglia, perché se non è d'accordo, va bene, riprendo tutti i pacchetti e me ne vado, cioè l'autobus sta qua sotto. 12:00. Allora, io non l'ho mai fatta questa prova, però vedete che quando uno spiega arriva a trovare tante cose e poi se c'è un bug in questo programma, lì esplode. E lì è il posto dove esplode. Oppure quando glielo fai fare quando il Sole non c'è, non lo so. Però questo è un posto dove potrebbe esplodere il programma. L'alternativa a non farlo esplodere è di 12:01. Però vediamo se esplode. Calcolo. Esploso, lo ha fatto il coseno, credo che l'abbia azzeccato, però 1, però qua è andato proprio, vediamo 12:01, 0 gradi 15. Allora l'esplode, io veramente non l'avevo mai fatta sta prova, non l'avrei, però il senso fisico, un po' l'abitudine a fare, cioè la tesi di laurea che ho fatto era usare un satellite per raggi X che ancora non esisteva, senza toccare i raggi X perché sarei, non sarei qui a raccontarli. Quindi l'abbiamo simulato al computer.
il mio compito era stato negli anni precedenti trovare tutti i bug del programma che stava simulando questa legge. Quindi un attimo di naso ce l'ho. E infatti in quel caso ci ho cercato subito il punto failing di questa cosa. Però con 12.01 è sistemato. Se noi facciamo pure 12.00, io sono sicuro che 00.1, cioè le 12 e 6 secondi, dovrebbe calcolare qualcosa. Infatti lo fa. Cioè l'angoletto che il sole descrive con l'orizzontale è un minuto d'arco. Se potenziamo sta roba, ancora al limite a 0 perché l'arrotondamento è 0. Però avete visto che se ci metto 00 esplicito si trova. Però è un programma ancora affidabile, perché se non mi dà un errore clamoroso a questo valore qui possiamo quasi starci. Apro una parentesi, quant'è un centesimo di minuto? Così si fa un attimo. Quindi ogni volta che fate una cosa e vedete l'unità di misura, pensate pure cosa sta facendo lui. Cioè non esiste la perfezione in questo mondo. Quindi se qualcuno si è dato la mano per fare una cosa, tanto di cappello, tanti ringraziamenti, però devi capire che cosa ha fatto. E questo è il mestiere dello scienziato. Non è che se ci abbiamo tutti non ci fidiamo nessuno di nessuno, questo mondo è un west. Però quando lavori su una cosa, su un pacchetto che ti dà qualcun altro, lo devi fare. Allora, questo angolo alfa è una delle due componenti che ci servono. Una è la declinazione del sole, quindi avete visto meno 4 e 20, l'attuale declinazione del sole, e l'altra è l'angolo che il sole fa con l'orizzontale nel momento in cui tu stai facendo il tuo, la tua misura. Vi dico questo perché ci sono casi in cui il tramonto non riusciva mai a vedere per una serie di motivi, tra i quali prima la troposfera. La troposfera è quella zona di atmosfera in cui ci sono rivolgimenti, in cui la roba sale da sotto, va sopra, torna indietro. E quindi quando il sole sta sull'orizzonte, in quel momento tu vedi il disco del sole che lo sta attraversando anche all'alba, la stessa cosa. Ma sulla tua linea di vista ci sono qualcosa come sul disco del sole 3000 metri di aria verticali, cioè c'è il gran sasso, perché il sole, tu quando lo vedi, vabbè, il sole sta a 149 milioni di chilometri, però se tu vedi, allora, tu, il tuo sguardo arriva tangente all'orizzonte del mare, d'accordo? L'orizzonte del mare a Ostia da 3,30 sta a 7,5 km, dalla nave di Cascella sta a qualcosa di diverso, ma un po' più basso, quindi sta a 6 km. Dopodiché la linea, il raggio visuale, quello che gli antichi avrebbero descritto come raggio visuale nella teoria di Aristotele della visione, va oltre la tangenza, giusto? Quando va oltre la tangenza, siccome l'atmosfera è una sfera anche lei, non si chiamava atmosfera, ma si chiama atomo quadrato, per esempio, o atomo infinito, è una sfera pure lei. A un certo punto la linea di vista finisce di attraversare l'atmosfera e entra nello spazio. A che altezza questo avviene? L'atmosfera efficace, cioè è una buccia di 50 km, 30 km. Di spessore, diciamo la troposfera sono 10 km, poi abbiamo la stratosfera, tropopausa e stratosfera, arriviamo fino a 50 km, 80 km. Questo significa che nella nostra linea di vista di atmosfera arriviamo fino all'orizzonte, no? 7 km di qua e in altri 400 di là, 350, fino all'ultimo pezzo di atmosfera che vediamo lungo la linea dell'orizzonte. Avete chiaro quello che sto dicendo? Un po' il modello, è un disegno che vi fate, fate una buccia di atmosfera, vedete che la parte di atmosfera che è interessata dai raggi, dal raggio visuale arriva fino a 400 km di distanza, e di conseguenza a 400 km di distanza il diametro del Sole corrisponde a 4 km.
e il Sole, bello lui, sta a 1.392.000 km, ha un'unità astronomica, quindi la voglio. Però funziona che l'angolo di vista del Sole è più o meno 1 a 100, 1 il diametro e 100 la distanza, quindi a 400 km la palla del Sole ritaglia 4 km di aria. Quindi il mezzo Sole che vedete sull'orizzonte al mare sta ritagliando 2000 metri di altezza. Vedete, se vedete, se fate una foto bella dettagliata, vedete quelle cose fatte così perché il Sole sale su a gradini, sono degli strati di atmosfera che da 0 a 2000 metri dall'altra parte stanno turbando la direzione di raggio del Sole. Quindi in qualche modo voi state facendo uno scanning della troposfera, della bassa troposfera, e vedendo quelle cose che si leggono solo sui libri, ma neanche si arriva a leggere, perché i libri semplificano tutto, come giusto che sia, però nella realtà invece c'è queste cose che secondo me sono anche affascinanti. L'atmosfera tende a disporsi a bucce sferiche, a mantenere la stessa quota con le stesse proprietà fisiche. Però nella troposfera, che è la zona dei rivolgimenti, perché tropos vuol dire rivolgimento, come tropico è il Sole che cambia direzione e torna indietro, nella troposfera tu c'hai le nuvole, che l'evaporazione le porta su e poi ritornano giù. E quando è estate vanno molto su, quando è inverno restano piuttosto compatte e più freddo. Nella troposfera anche le cose tendono a stratificarsi, ma ci sono anche delle cose che le fanno variare, ma tendenzialmente tendono a essere stratificate. Se voi guardate il cielo, una delle cose che vengono più evidenti all'occhio, vedete una distesa di nuvole fino all'orizzonte, capite che stanno alla stessa altezza e sono come una coperta alla stessa altezza. Avete avuto mai questa sensazione al mare? Penso di sì. Sì, sono le nuvole stanno alla stessa altezza, non è che una sta più su, una sta più giù perché gli gira. Le condizioni meteorologiche, la pressione, la densità, come i palloncini, cioè a un certo punto il palloncino raggiunge l'equilibrio con l'atmosfera circostante, può andare un po' su, un po' giù, ma tende a rimanere poi lì. Voi non avete mai visto dove finiscono i palloncini, perché vanno via purtroppo i palloncini. Pure a Piazza San Pietro, quando li lanciano, c'è sempre il vento che poi porta via. Però i palloncini poi quando vengono portati via? Arrivano a un certo punto, che è la zona dei palloncini, vietata ai bambini fino ai 18 anni, anche ai 19. E nella zona dei palloncini si mettono tutti quanti in base alla pressione che avevano inizialmente, stanno lì, poi dopo un po' si stancano e tornano indietro, e c'è un posto che è il paradiso dei bambini, vanno tutti a prendere i palloncini che sono caduti, ma non vi dico dove, vi lascio ricercare, esiste. Se studiate bene i tramonti li potete trovare, perché ci sta questo posto, si capisce dalla forma del Sole dove potrebbe essere. Allora, per tornare giù vuol dire che è successo qualcosa per cui è cambiata, cioè c'è stato un rivolgimento, quindi la troposfera. Invece sopra la troposfera i rivolgimenti non ci sono più, dopo la tropopausa c'è la stratosfera e lì gli strati rimangono fissi, lo strato di ozono sta là, non muove nessuno, gli strati a diverse temperature eccetera sono fissi, quindi la stratosfera è proprio dove non ci sono più, andare su e giù rimangono fissi. Però la tendenza di rimanere alla stessa altezza è una tendenza, diciamo, comune a tutti i fluidi, compresa l'acqua. Se voi andate nel mare, scendete in profondità, sentite più freddo, perché l'acqua è più fredda. È chiaro che se rimanete soltanto nella linea delle acque sicure, che è stato inventato qua a Pescara nel 1977, poi è stato esportato in tutto il mondo, a 60 cm di altezza, lì avete troposfera di tutto e di più, perché si muove tutto, l'acqua va su e giù, quindi c'è un puntino, un punto dove il piedino sta al caldo, un punto dove sta al freddo, e lì non puoi dire questa cosa della stratificazione. Ma quando vai su distanze molto grosse, le temperature si stratificano. Allora, stanotte viene fuori, vi dicevo, quando il Sole tramonta cioè abbiamo 2 km, sul semidisco del Sole cioè abbiamo 2 km di atmosfera sovraimpressa, proprio in altezza. Vuoi vedere cosa succede in altezza sul Sole? E questo è molto interessante, sull'atmosfera, cioè
Tu dici, ma il professore si diverte col diametro del sole, a me non interessa. Beh, ti potrebbe interessare lo specchio. Allora, lì vedi delle cose, vai a fare una foto artistica all'alba a Pescara, la fai bella e gradita con il teleobiettivo, no? Questo cosetto che ho fatto vedere io, e magari riesci a beccare delle forme strane del sole, le puoi interpretare proprio col discorso geometrico che ho fatto, come stratificazione dell'atmosfera lontana fino a 2000 metri di altezza, quindi fino a un'altezza ragguardevole, e non è poco. Quando il sole si avvicina all'orizzonte, che è deformato pure prima, ho fatto varie foto, cioè delle antologie ormai di foto del sole che si avvicina all'orizzonte, beh, lì siamo a 8000 metri, un'altezza come l'era, se tu vedi, cominci a vedere anche la stratosfera. Quando il sole mancano 10 minuti, se lo riesci a vedere, perché di solito ti brucia l'obiettivo, se lo riesci a sostenere, tu stai e vedi delle forme diverse dal cerchio schiacciato, tu stai vedendo la stratificazione della stratosfera. Ti fai un modello di atmosfera per dire che quota sto campionando in questo momento, guardando il disco solare, cioè il disco solare sta davanti a quali quote, a 400 km di distanza si intende, eh? Perché la linea di vista esce fino a quando esce dall'atmosfera. Cosa sto vedendo? E vedete che la cosa diventa interessante, cioè addirittura invece di limitare il discorso alla misura del diametro solare, io mi vado a fare anche una conoscenza con la nostra atmosfera. Allora, più o meno gli ingredienti sono questi. Allora, il luogo di osservazione lo dovete definire con una precisione strepitosa. Io per privacy non vi ho detto nei miei video, non vi ho detto dove sono andato da tutte le parti, lo lascio come esercizio a voi. Il pontile di Ostia è una cosa, se poi di altre cose, i cancelli di Ostia da dentro misteriosi. Vi dicevo, l'altezza sull'orizzonte io la conosco, ma non con una precisione sufficiente per garantirmi di essere coperto da problemi. Cioè, all'inizio, quando ho cominciato a fare questo lavoro, che non pensavo che potesse essere un lavoro veramente per tutti gli studenti, e io ottenevo dei risultati tipo il sole che mi tramontava 20 secondi dopo l'effemerio, 30 secondi dopo l'effemerio. Andando a correggere per la quota, questo calage è diminuito, ma non è azzerato, perché ogni giorno è diverso. Gli effemeri non sanno che tempo fa, e anche se lo sanno, non sanno quanta umidità c'è. Cioè, gli effemeri hanno un modello medio di atmosfera, poi non sanno nel particolare che cosa succede esattamente nel Mediterraneo, che tra l'altro è una zona unica nel mondo, perché il Mediterraneo è un'isola felice. Cioè, quando andate a New York, è stata la stessa latitudine di Napoli, trovate la neve e il ghiaccio. Cioè, a Napoli si è visto il 4 marzo del 1929, poi dobbiamo aspettare un altro secolo. Quindi abbiamo delle condizioni climatiche che non sono l'atmosfera standard degli Stati Uniti del 1976, che è il modello di atmosfera che si usa in generale per studiare l'atmosfera, cioè quello che trovate sui libri, in altre parole, detto senza numeri, senza più, US 1976, chiamarla così. Quindi questa è l'atmosfera, è fatta così, ma poi in realtà nella pratica l'atmosfera, io ho visto cumuli olimpici giganteschi a Rio de Janeiro che erano 18 km di altezza, sul libro non ci sta questa cosa. Quando tu apri la finestra lo vedi, è un altro discorso. Cos'è questa cosa? Non finisce più. Era immenso. Un cumulo nembo, le nubi temporalesche. Era una montagna, illuminata da sto sole che tramontava. E questo succede ai tropici. E se no che tropici sarebbero? Tropici stavolta. Quindi vediamo un po' se sul mio laboratorio ha detto tutto, niente praticamente. Io direi che la parte invece dei transiti, quelli che avvengono lungo una linea verticale, la linea cosiddetta meridiana, che poi è proiettata sul pavimento, ve li faccio vedere. Se qua uscisse qualcos'altro sotto non vedremo, potrei sentire mandare a video. Dove? Video. Qua?
Ah, questo è l'ultimo che ho fatto. Domenica scorsa, organo a palla della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Era un pezzo a quattro mani di Bach, però lui suonava a mani e piedi, che giustamente l'organista lo può fare. Io non ho commentato niente, sono solo scritto, andate a leggere quello che ho scritto sotto e quello che sta nelle spiegazioni, non solo nel titolo. Questo è il sole che passa su questa linea verticale, che in realtà è proiettata sul pavimento, che abbiamo visto adesso, con angolo alfa 47, quindi l'unico effetto è quello della declinazione. Possiamo moltiplicare 15 secondi d'arco al secondo, che sono 15 gradi all'ora, che sono 360 gradi al giorno, moltiplicato per il coseno della declinazione, e qui quello che vedete là, moltiplicato proprio per il seno dell'inclinazione, 46 gradi se siamo sull'orizzonte, 1 se siamo sul meridiano, quindi seno di 0, seno di 90, uguale a 1, e c'hai questo qua. Allora, cronometrare questo passaggio del sole sulla linea meridiana permette di misurare il diametro del sole, mentre segnare il lembo nord e il lembo sud, in questo momento finire di segnare il lembo sud, cioè il nord, quello prima del sud, permette di misurare il diametro nelle direzioni verticali. La Basilica di Santa Maria degli Angeli, che mi auguro visiteremo insieme in una delle prossime uscite che farete con la scuola, che è quella delle Terme Diocleziane, come dicevo, fatta nel 305, poi trasformata in Basilica da Michelangelo nel 1561, è l'ultimo lavoro di Michelangelo come architetto, forse uno dei più belli. In questa basilica Francesco Biantini nel 1700 ha tracciato una meridiana di 50 metri di lunghezza, precisissima, con la quale si fanno le misure di passaggio del sole, così come abbiamo capito adesso mettendo l'ora vera alle 12, perché si fanno all'ora vera, al mezzogiorno vero per loro. Quindi, in un certo senso, se non hai voglia di andare a Ostia, vai in Santa Maria degli Angeli. Ma se ti mettono a scuola fino alla settima ora, devi andare a vedere il tramonto a Ostia, se no non vedi il diametro del sole. Il cronometro in questo caso, tu il sole lo vedi uscire dall'altra parte, quindi l'orizzonte viene sostituito dal meridiano. Il meridiano è un cerchio massimo che parte e passa dello zenith e passa per il nord e per il sud, proiettato a terra, è quella linea che vedete. Quello è il punto da dove viene la luce del sole, vedete, bellissima questa inquadratura, non l'ho vista mentre la facevo, speravo che sarebbe venuta. E questa è la linea meridiana, che è lunga 50 metri, e siamo nella zona vicino al numero 100, che corrisponde a 45 gradi di altezza del sole, perché il video era del 29 settembre, di domenica scorsa. Tra l'altro domenica prossima, dopodomani, la meridiana compie 317 anni, che è stata inaugurata 317 anni fa dal Papa Clemente XII. Come dire, Roma è messa male in questo periodo, bellissimo. C'è il problema che se mi dà per i giornali tutti i giorni io non lo sento più, li vedo, però è di sentire. Però Roma è una città talmente incredibile che quando meno te l'aspetti ti trovi un posto dove qualcuno si è inventato qualcosa, o di bello da vedere, o di bello da sperimentare, da misurare, eccetera, eccetera. Ti sorprende in questa maniera. Quindi fate buon uso di queste immagini, io chiuderei. Quello che abbiamo spiegato lui è basato sui orfani che noi abbiamo, cioè l'udito e l'occhio, però l'udito e l'occhio hanno uno spettro molto piccolino di quello che è la realtà. In realtà è molto più grande, sia come vibrazioni, sia come suoni, sia dal punto di vista ottico. Noi percepiamo a 4.500-7.700 entro, al di sopra e al di sotto non lo vediamo, così l'udito non sente sopra e sotto la mano di noi sinistra.
tutto quello che noi abbiamo visto con i telescopi è quello che hanno occhio, cioè i contorni del Sole. Però magari lui può dire qualcosa in più sul diametro del Sole e l'immagine del Sole al di fuori di questo campo ottico che è molto ristretto, che è la nostra vista. Perché la nostra vita è limitatissima, è più limitata. Noi siamo il cane sempre molto più di noi, più ristretto. Cioè, la nostra vista vede poche cose, poco, uno spettro piccolissimo rispetto alla realtà. Magari lui, io non sono un astronomo, quindi magari lui può dire qualcosa in più al di fuori della banda ottica che noi vediamo, perché magari possiamo fare. C'è tantissimo di fuori della banda ottica, però c'è anche pochissima attenzione riservata alla banda ottica. Allora, adesso che vi ho detto questa cosa della stratosfera e della troposfera, vedete, questo è il tramonto del Sole il 20 agosto dell'anno corrente. E vabbè, un po' di fatica per riuscire a puntarlo. Qui non c'era il filtro giallo, questo colore abbastanza reale. E vedete che mentre il Sole scende comincia, si formano, è come se entrasse e uscisse da degli strati differenti. Adesso abbiamo capito, sono degli strati che appena il Sole tocca all'orizzonte, diciamo il tocco del Sole sta di 3-4 mila metri di atmosfera a 400 km di distanza, che in quella direzione corrisponde a 400 km con le isole Baleari. Cioè, stiamo vedendo quello che c'è sopra le isole Baleari, la vostra. Siamo abbondantemente sotto la Spagna, sotto la Dardegna. Ecco, questo era voluto mettere perché vi avevo detto che avevo il dubbio che gli ultimi tramonti mi fossero venuti più male dei primi, cosa strana, perché io uno dovrebbe imparare dalle cose precedenti. Allora, poi si sta a rompere piano piano il telefonino, che tutta sta luce lo abbaglia, perché quando vedete il disco bianco, questo è sovraesposto, cioè non contiene quasi nessuna informazione. Il disco bianco, quando il disco è bianco è, i pixel segnano 255 unità, sapete, 2 alla ottava, il modo di dare l'intensità luminosa dei singoli pixel. Quindi avete, diciamo, un'immagine sovraesposta che non è l'ideale. Allora, se uno volesse fare delle cose più precise, secondo me, come lavori anche per domani, per la maturità, ma per il lavoro scientifico, poi qui avete la possibilità di fare le altre con i baffi. Allora, non vi arrendete se la prima vi viene male, anche se la decima vi viene male, ma qualche informazione c'è in tutte le foto che fate, in tutti i video che fate, soprattutto se avete la cura di prendere l'orario della foto, che lo fa automaticamente il telefono. Però se poi fotografate pure l'orologio sincronizzato, avete sicuramente una sincronizzazione precisa in un secondo, e il posto dove l'avete presa. Con queste due informazioni una foto diventa un'osservazione astronomica. Senza queste due informazioni una foto resta una foto, contiene le informazioni ma non sono tanto gestibili. Vediamo se in questo, se in quello del 4 settembre, da quello che mi ricordo, si vede pure il raggio verde. Questo è il tempo reale, non è né accelerato, il Sole tramonta durante 3 minuti, posso essere esperta di tramonti, di albe. No, io ho dato dei tramonti con i problemi, non so. In vacanza di altri come diciamo. Ma veramente? Sì, ma non, cioè, dipende dal corso. Allora, io ho letto su internet i commenti che danno di questo litorale romano, cioè i tramonti sono una bellezza imbarazzante. Qua mi sono imbarazzato io. Perché è difficile capire il distante del litorale. E allora il 4 settembre. Sì, 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 sentitevi liberi. Il 4 settembre mi pare di ricordare che c'ho la raggio verde, appunto, faccio la prima parte finale.
questo. Sono 4 chilometri, questi qui sono un chilometro, cioè su un chilometro può esserci di tutto sulle Baleari in quel momento, cioè non è che tutto è uguale, tende a essere uguale, ma nella pratica basta che ci sia un comignolo che manda su fumo da quelle parti, e quello lì che ti fa un bump a 400 km di distanza, così. Però ciò non toglie che questo ci permette di capire tante più cose rispetto a prima. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te. Allora, qua, quando andate ai ragazzi di fare? Il professore già vi ho dato i compiti ai ragazzi, no? Quindi calcolate il delta T tra il primo contatto e l'ultimo contatto. Questo non è che cerca su internet, cos'era delta T? No, dai, questo è stato delta T. Delta T? E loro hanno trovato la temperatura. Però loro sono quelli di vita. Loro sono un po' il primo tecnico che non scrive. Sono sicuro. Non è che lavoro quando fanno la quarta. Non lo so, quello che